In questo video vediamo due esercizi per il core, hollow e Superman. Setup per la hollow. Si parte stesi a terra, con le braccia e le gambe tese verso l'alto. Le spalle e la testa devono essere sollevate da terra. Si abbassano quanto più possibile le gambe tese fino a 2 cm da terra, quindi si portano le braccia tese dietro le orecchie. La curvatura della schiena deve essere come una barchetta, come un sorriso o come una parentesi tonda. Per verificare che questa posizione sia corretta, bisogna riuscire a trattenere un elastico posto sotto i lombari. Setup per Superman è l'opposto della hollow, a pancia in giù, sguardo al terreno e non in avanti, le braccia devono essere parallele e tese dietro le orecchie e comunque più alte possibile del pavimento e stessa impostazione per le gambe, piedi uniti, gambe tese e più alte possibile del pavimento. Nelle versioni dinamiche di hollow e Superman viene aggiunta l'oscillazione senza rompere la curvatura del corpo. Che cosa voglio vedere? Nella hollow, spalle e testa sollevate dal pavimento, lombari che spingono verso il pavimento, vedi elastico, gambe tese. Nella versione Superman, sguardo a terra, piedi uniti, braccia parallele, polsi neutri. Cosa non voglio vedere? Nella posizione hollow, l'aria che passa sotto la zona lombare. Nella posizione Superman, braccia o gambe divaricate e non parallele, le articolazioni piegate, testa che guarda in avanti.